essere unici. L'avventura più bella è essere se stessi. E con il sorriso si può fare davvero tutto. Creatività, emozioni, voglia di migliorare, musica, idee, contenuti e tanti ospiti. Tutto questo è Happiness. Happiness on tour e siamo a Pieve di Cento questa sera. Andiamo a scoprire dove entreremo questa sera e dove facciamo l'intervista. E buonasera cari amici di Happiness on Tour, perché come sapete il nostro famosissimo Happiness on Air si è trasformato in Happiness on Tour per qualche puntata in cui noi andiamo in giro a scoprire posti strani. Questa sera non siamo dentro alla sballo mobile, ci saliremo più tardi per andare via. Siamo intanto insieme ovviamente a Lisa, che saluto. Ciao Lisa. Ciao a tutti, buonasera. Ciao. Buonasera. Hai visto che ci troviamo sempre in postazioni diverse. Siamo diventati itineranti. Portiamo happiness ovunque. Portiamo la felicità dappertutto, ovunque, verissimo. Sì. Allora, ricordiamo agli amici a casa, come sempre, che possono seguirci e seguire anche il calendario degli ospiti, le foto su happinessonair.it. Potete trovarci come sempre anche su Facebook, sempre con Happiness on Air, perché di fatto rimane Happiness on Air. Semplicemente adesso ci dedichiamo ad andare un po' a zonzo e in giro. Salutiamo Manu, che questa sera non può essere con noi, però è con noi con il pensiero come sempre. Salutiamo Lucio, che è già lì che sta scattando mille foto, e ricordiamo a tutti che è nato un nuovo progetto. Il progetto è Reboot Team, quindi qua vedete anche il marchio, e potete trovarci per ora su Facebook, quindi su facebook.com/rebootteam, oppure su YouTube, perché comunque Reboot Team è anche una web TV, e a breve torneremo in streaming, quindi ci potrete seguire di nuovo in diretta. Per cui questa sera siamo in un posto che adesso speciale, soprattutto perché siamo vicino a Natale. Sì. Oggi è mercoledì 18 dicembre, quindi ci avviciniamo proprio al clima super natalizio, e siamo in una pasticceria, quindi qui è pieno di cose buone, buonissime. Una pasticceria famosa nella nostra zona. Una pasticceria famosissima nella nostra zona. Pieve di Cento. Ovviamente in provincia di Bologna, siamo in Emilia Romagna e qui siamo alla pasticceria Omar, e lo potete vedere perché già si intravede qualcosa che richiama l'ospite, anche se questa sera in realtà siamo più noi a essere ospiti, Lisa, sì, perché siamo ospitati proprio da lui, da Omar Busi, che tra pochissimo farà due chiacchiere insieme a noi. Già sentire il nome viene il languorino. Viene il languorino, è verissimo. È proprio così. È proprio così, tra l'altro qua si sentono già dei profumi, fumi, di cose che più tardi andremo a scoprire, quindi mi raccomando amici, state lì, anche perché questa sera Lisa parliamo come sempre di un argomento molto happiness, e l'argomento è la felicità. Per me è, e mi va via la voce, l'evoluzione del piacere. Perché? Quale argomento migliore potevamo scegliere? Perché questa sera il piacere è inteso proprio come gusto. Come gusto, sì. E quindi prima di passare all'intervista proprio con l'ospite, io ti chiedo Lisa, quando ti capita di assaggiare qualcosa di buono, che può essere dolce o salato, comunque qualcosa che ti piace molto, qual è il percorso sensoriale che hai? Cosa ti rimane? Il profumo, io parto dal profumo. Di solito prima di mangiare qualcosa, di assaggiarlo, lo odoro, sempre. E questo è importante, vedi? Sì, per me l'odore è fondamentale, se no difficilmente scelgo. Ecco, più tardi sicuramente ne parleremo proprio sì, anche con Omar. Allora, noi ci vediamo tra pochissimo, restate lì, perché tra poco poco siamo qui proprio con il padrone di casa. Happiness on Tour. Bentornati a Happiness on Tour. Come dicevo prima, siamo in una pasticceria famosissima, noi abbiamo tanta fame e adesso è il momento di parlare con l'ospite, quindi vediamo la clip che lo anticipa. E
e siamo qui con Omar Busi. Non ti posso dire benvenuto perché siamo noi che siamo venuti a intrufolarci a casa tua. Ciao intanto. Ciao, ciao. Guarda, grazie innanzitutto per averci ospitato questa sera direttamente dove tu produci. Infatti le mie bontà. Le tue bontà, le cose buonissime che fai. Allora Omar, da dove partiamo? Innanzitutto io ho letto delle cose di te che sono belle interessanti, quindi come sicuramente master pasticcere, ma anche proprio dedicato alla cioccolata. Infatti. E a prodotti in particolare. Però prima di arrivare lì, io vorrei sapere da te come è nata la tua passione per questa attività. E diciamo che io ho avuto un percorso che è andato al di fuori della pasticceria, perché comunque sono un perito elettrotecnico, ho studiato economia e commercio, quindi proprio non ha niente a che fare. Però la tradizione familiare, mio padre comunque era pasticcere e la mia pasticceria si è trasformata negli anni, cioè l'attività di famiglia, in pasticceria. Prima invece era proprio forno ed è stato legato alla mia famiglia per 200 anni, quindi ha una storia di 200 anni di tradizioni, di ricette tramandate, e quindi insomma le radici sono buone. E il fatto è che comunque io inizialmente non avevo questa passione per la pasticceria, mi si è aperto uno scenario tardi, verso i 24 anni circa. Beh. E da lì comunque è partita forte, mi ha colpito al cuore e è nato questo amore. Ecco, ma che cos'è stata però, diciamo, ci sarà stato qualcosa di scatenante che ti ha fatto partire poi la dedizione a questo tipo di lavoro? Certo. E la parte artistica, ecco. L'artisticità della pasticceria e la bontà, il gusto, quindi il fatto di poter ricercare la qualità e il gusto nei prodotti dolci e dare quindi piacere alle persone. Quindi diciamo che l'argomento di questa sera, che noi abbiamo voluto intitolare Happiness, perché tutte le volte noi abbiamo un argomento che ruota sempre un po' intorno comunque al nostro ospite principale. Sì. Quindi la felicità per me è l'evoluzione del piacere, perché comunque quando si assaggia qualcosa di buono, poi questa sensazione si prolunga in un certo senso, no? Quindi ci può stare questa sera come argomento. Infatti, assolutamente. Anche perché comunque nell'alimentazione vengono coinvolti tutti i sensi e i sensi danno comunque stimoli, emozioni, piaceri. Infatti, una cosa che ho letto nella tua bio che mi ha incuriosito particolarmente, sì, è che tutto nasce, o meglio, ti è rimasto impresso un profumo, che è il profumo del pane. Certo. Quindi quello che si sentiva da bambini quando magari alla mattina si faceva colazione, e questa è una cosa molto particolare. Da lì poi, insomma, penso tu abbia... cioè, in che modo questo profumo ti è rimasto impresso e si lega ad oggi con la tua attività? Ti dico, hai detto molto bene, è stato un imprinting sì, da bambino. un imprinting, sì, è vero. E, io sono cresciuto con i profumi dei prodotti cotti preparati da mia nonna. Le nonne. E il fatto che adesso non si faccia più nulla in casa, infatti io insisto molto su queste cose, specialmente con le mamme, perché è un momento di aggregazione anche, è un momento di aggregazione. E per cui ti dico, sono tutti questi profumi, queste preparazioni, i biscotti, il pane, questo sapore proprio di buono che mi è rimasto dentro. Per fortuna adesso io mi ritrovo dall'altra parte a creare quindi questi prodotti, questi dolci, questo pane, e a dare questo piacere. Inizialmente l'ho dato a mio figlio, come è successo a me con mia nonna, ma più che altro l'ho allargato a tutti.
a tutti i miei clienti e a tutte le persone che assaggiano le cose buonissime che fai, perché bisogna dirlo, io che sono della zona ci sono dei prodotti di Omar che sono veramente un must, li trovi, cioè, solo qua. Esatto, li trovi solo qua. In questo caso io parlo dei salatini. Oppala. Che qua è e io dei calzoni, ecco, uno l'ho mangiato oggi, quindi sì, posso confermare questa cosa. E quindi sì, quando si dice vado a prendere i pasticcini, vabbè, vai da Omar. Esatto, cioè, quindi qui da noi, poi so comunque che tu sei noto ovviamente a livello nazionale e non solo, quindi, però qui la cultura ce l'hai proprio, ci hai fatto l'imprinting tu, certo, in un certo, certo senso. E infatti guarda, è carina questa cosa, questo imprinting viene dato qui da noi nel nostro locale e dai figli che sono cresciuti e sono diventati genitori, che a loro volta lo danno ai loro figli. E infatti sono tantissime le famiglie, perché noi abbiamo proprio una clientela di famiglie, quindi padre, madre, figli, e i figli, ai figli vengono dati proprio i salatini. Questi crescono con sì, questa vedi, idea confermo, del salatino. Bellissima questa cosa. Ed è incredibile. E negli anni quindi è una storia che si ripete. Che si ripete. Bellissimo, guarda, complimenti, sul serio. Un'altra cosa che ho letto nella tua bio che mi ha incuriosito molto, sono andata a studiare un po', è il fatto che hai scritto: ho l'onore e l'onere di portare avanti questa tradizione, insomma, di questo lavoro della mia famiglia. Sì. È particolare l'onore, chiaramente questo ti fa molto onore. L'onere, in che senso? Quindi c'è molto il senso della famiglia, della tradizione? Della tradizione, sì, perché ti dico, è, tra virgolette, un peso di 200 anni di storia, che quindi bisogna portare avanti, sento questa responsabilità. Ecco, la parola chiave. Responsabilità di 200 anni di storia, ma che però non deve essere una storia statica, ma che deve evolversi continuamente. Anzi, adesso più che mai, perché la società si evolve in una maniera sempre più rapida adesso. Per cui, proprio nella pasticceria, bisogna sapersi evolvere continuamente, stare al passo coi tempi, studiare, aggiornarsi, approfondire continuamente. Ecco, continuamente. Infatti un'altra delle mie curiosità era proprio quella, quanto è importante in un lavoro come il tuo l'aggiornamento e soprattutto come si fa a trovare il tempo, come ci si aggiorna. Bravissima, allora io devo trovare il tempo perché la mia figura adesso è duplice, okay, va bene titolare della pasticceria, ma sono anche docente, ecco, a livello nazionale, ma vado anche all'estero spesso e volentieri. Per cui io devo assolutamente trovare il tempo per aggiornarmi, quindi è importante il confronto con altri docenti e, in modo da poter apprendere nuove tecniche e, oppure ti dico a questo punto più studiare su libri. Io ad esempio ho approfondito tantissimo la chimica, la fisica, perché è fondamentale nell'ambito culinario, diciamo. Certo, nella produzione sì, di ogni singolo. È fondamentale perché mentre una volta, ti dico, anche mio padre si andava un po' ad nasum, e adesso è importante invece sapere il perché di certe reazioni, per riuscire a gestirle, per avere proprio la gestione totale di una lievitazione, di una cristallizzazione del cioccolato, eccetera. Che cose interessanti che imparo questa sera, anche perché io purtroppo nella cucina non sono per nulla brava, quindi per me è un mondo sconosciuto. E pensa però, ero convinta che internet avesse... che anche internet fosse importante in una ricerca, in un aggiornamento, in uno studio dedicato a quello che fai tu. Invece no, più i libri e più... Infatti io sono un po' vecchio stampo, quindi mi piace molto il rapporto umano e quindi il rapporto con altri professionisti, perché siccome se si ragiona a 360 gradi è veramente ampia la pasticceria, quindi certo, ci sono troppe cose da dover approfondire, quindi magari io sono più portato ad approfondire certi settori e per gli altri magari mi confronto con altri professionisti che invece amano di più quel certo tipo di argomento, in modo da implementare e incrementare le mie conoscenze. E per cui ti dico, rapporto umano,
e libri, mi piace tanto proprio leggere libri. Poi ho la fortuna anche che mio figlio oltretutto sta studiando scienze e tecnologie degli alimenti all'università di Padova, questa che cosa. E quindi è una cosa molto più già molto più professionale anche questa, certo. E quindi anche lui avrà l'onere e l'onere di portare avanti questo. Si evolve però, vedi? Ecco. Allora, io vedo una cosa di là dietro che vedo una cosa, è Natale, devi sapere che quando facciamo happiness in studio ci vengono a trovare dei personaggi strani. La cosa assurda è che ci seguono anche in tour. io vedo una persona strana. Si non trovano so. Sempre, non si capisce sì, come mai. Regia, cosa facciamo? Ah, non abbiamo salutato la regia. Aldo Bregoli in regia, fantastica regia. Ciao, questa Aldo. Sera. Senta, signore con l'albero di Natale, vuole venirci a trovare? Magari potessi. Prego, venga, cosa facciamo? Lo facciamo, lo accogliamo. Buonasera, io sono uno sportivo della domenica. Uno sportivo della domenica. Sì, certo, io sono il mio mestiere, io faccio sport solo la domenica, è un grosso impegno, però ecco. Qualcuno lo deve pur fare, certo. Quindi io lo faccio. E anzi, sono qui proprio perché io ho fondato un club di una disciplina particolare che si chiama l'Omartlon. È una disciplina a più fasi, come c'è il triathlon, certo. C'è anche l'omartlon che si discosta quindi da queste discipline. Volete ve la spiego? Sì, ci piacerebbe. Ma com'è carino con questo visino, con i capelli fucsia. È molto bello, sì, vero? È molto carino. E me lo dicono in molti, in effetti. Ecco, allora ci spieghi. L'omartlon è una disciplina molto difficile. Come funziona? Bisogna alzarsi la domenica mattina. Ok, telefonare da Omar per sentire se ci sono ancora calzoni disponibili, fondamentale. Nel caso dica di sì bene, altrimenti no, bisogna chiedere se ci sono i salatini. Se non ci sono i salatini, assicurarti almeno che ci sia qualche ghiottoneria di cioccolata. Se ciò è presente, quindi sicuramente sempre sì, si parte di fretta. Da 100 nel mio caso, comunque da una destinazione almeno a 30-35 minuti di distanza, il prima possibile si arriva qui sul posto, quindi da Omar, si spintona eventuali signore che sono al banco e potrebbero accaparrarsi le ultime cose o comunque delle cose che vorresti tu. Questo è molto importante, certo. Perché quindi c'è la prima fase di telefonata, la ricerca, seconda fase la camminata, perché è uno sport. Sì, La terza fase è la lotta. La lotta banco. Al banco. La quarta fase è diciamo la migliore, quindi si mangia le prelibatezze, quindi il calzone a multipli di 2 sicuramente. Dopodiché sicuramente ci si rimpinza di qualcosa di dolce, dopodiché questa è la parte più difficile, che è qui che le persone si inchiodano, ma il vero sportivo deve continuare. Cosa si fa? Si paga. Capito, sia molto importante. E dopodiché si esce dal locale tornando a casa facendo altri 30 minuti di camminata. E questa è la parte più difficile, però diciamo che uno è lietato. Certo, perché prima ha perché mangiato, piena, certo. Devo dire che questo Omartlon ha forgiato il tuo fisico. Hai visto? E si vede. E si vede. Fisico di atleta. L'atleta della domenica. L'atleta della domenica. Ecco, il cappello invece è perché è Natale. È perché è Natale, c'è molto certo. Bello, sì. È di cioccolata, no, quello no. No, questo non è di cioccolata. Se fosse di cioccolata non ci sarebbe il cappello. Va Abbiamo bene. Anche il fan club, che è l'Omartlon Fan Club. Hai capito, ma hai visto che gente che ci viene a trovare? Sì, e tra l'altro ho saputo che sicuramente noi nel nostro club siamo i migliori clienti di Omar, quindi noi punteremo a un premio fedeltà, mi raccomando. bisogna assolutamente, come in tutti gli sport comunque si viene premiati, esatto. Primo, secondo, terzo, quindi con varie medaglie, ci effettivamente sarà. Si potrebbe pensare a qualcosa. A un premio fedeltà, benissimo. Magari. Allora io me lo segno, lo dirò ai ragazzi. Certo. Faremo una spedizione chiaramente, poi vedremo chi vincerà questa spedizione. Intanto ti ringrazio, è stato un onore. Grazie. Che meraviglia. Grazie allora. Grazie sportivo a voi. Della domenica. Arrivederci. Arrivederci.
Insomma, queste sono le persone che ci vengono a trovare quando noi facciamo happiness. Però questo era un tuo fan, proprio. Molto simpatico, davvero. Allora, non so come ha fatto entrare, comunque. Ecco, ce lo chiediamo anche noi, però si vede che ha raccontato che è un tuo fan e quindi l'hanno fatto entrare sicuramente. Probabilmente. Forse ha spintonato. Però ha detto due cose importanti, eh. Eliminare le signore al banco, chiedere i salatini, pagare, perché è importante anche quello. Sì. Allora, stavamo parlando quindi dell'arte, l'arte sì. di decorare. E c'è un qualcosa che ti piace decorare più di qualcos'altro? Sicuramente ti dico il cioccolato, sicuramente. Il cioccolato è proprio questo che mi ha affascinato e mi ha fatto entrare prepotentemente nel mondo della pasticceria. E il cioccolato, infatti io sono nato più come cioccolatiere e negli anni 90 ho partecipato anche a vari concorsi, prima nazionali e poi dopo internazionali. Sul tuo sito ce n'è una marea di concorsi sì. e di vincite, di premi. E infatti nel 98 ho partecipato per la prima volta al campionato italiano, mi sono qualificato per i mondiali di Parigi, ma più che altro nel 2002 sono diventato proprio campione italiano di cioccolateria e ho partecipato nuovamente come vincitore ai mondiali di Parigi, arrivando, ahimè, alla medaglia di legno, quindi al quarto posto. Beh, però direi che è tutto un onore comunque. Certo, assolutamente, sempre grandi tanti esperienze. Tanti complimenti, caspita, assolutamente. Per quanto riguarda la cioccolata e gli altri dolci, so che da poco è uscito un tuo libro che noi stiamo vedendo qua, dall'inizio della puntata, che è Cookies. Sì. Allora, che cos'è questo progetto? Ce lo racconti un po'? Certo. E come ti dicevo effettivamente all'inizio della nostra chiacchierata, sì, guarda, io intanto sono, che tu ne parli, io lo prendo, sì, sono oltre a titolare della pasticceria, oltre ad avere la figura anche di docente, scrivo anche libri, sì. E questo è già il mio quarto libro e con la mia casa editrice abbiamo deciso di sondare il panorama della biscotteria, perché effettivamente abbiamo visto che è molto molto amata anche dal pubblico amatoriale, oltre che dai professionisti. Quindi biscotti. Biscotti in tutte le versioni. Io ho creato vari capitoli, tra cui magari certe rivisitazioni, come non so, i grandi classici o gli amaretti, ma vado molto fiero. Tipo queste cose buone qua, non so se la regia riesce a inquadrare queste cose. Io vado molto fiero della linea benessere. Ecco, questo già con happiness ci sta veramente bene. Infatti. Ecco, che cos'è questa linea benessere? Perché io so che dietro c'è un concetto particolare che oggi qualcuno qui dentro mi ha raccontato per bene. Sì. Perché io, che come ti dicevo, faccio ricerca non solo ricerca sul prodotto ma sulla qualità del prodotto, sono al passo coi tempi, quindi cerco anche di abbinare anche un prodotto sano, salutare. E, per cui ho deciso di creare questa linea facendo un po' di ricerche e queste ricerche mi hanno portato a sperimentare quindi ricette di biscotteria con farine un po' particolari, quindi farine anche deglutinate, quindi senza glutine. Perché? Perché ci sono persone che comunque hanno allergie. Vabbè, certo. La celiachia. Sì, la celiachia, quindi sono molto sensibile io a questo genere di allergie, perché mio figlio è un ragazzo allergico, è nato allergico, quindi sono sempre stato molto sensibile. Per cui magari, come dicevo prima, sulle materie prime, perché la pasta frolla, quattro ingredienti, farina, burro, zucchero e uova. Mentre dicevi pasta frolla, io mi sono vista la nonna che mi faceva il tè, il caffè latte con i frollini. Ah, che meraviglia! Come hai detto pasta frolla, mi è andato subito lì il ricordo. Un nome non so perché mi ha evocato questa emozione. Sì.
Per cui ti dico, ho lavorato sulle farine, e quindi farine un po' particolari. Adesso ad esempio va tantissimo anche il kamut, o se no farine magari più ricche di fibre, quindi con l'integrale. E zuccheri, quindi zuccheri alternativi, non solo zucchero semolato, ma magari fruttosio, glucosio, magari maltitolo, o ci sono zuccheri magari un po' già più particolari, tipo isomalto, che quindi il nostro corpo cosa succede? Anziché per grammo, solitamente un grammo di zuccheri apporta 4 kcal, invece il nostro corpo l'isomalto ne assorbe solamente 2, quindi metà. Ah, ecco, quindi proprio sì, c'è proprio uno studio su quello che ci fa bene. O se no miele, quindi anche questo molto naturale. E le uova, io ho fatto anche biscotteria, quindi pasta frolla senza uova, perché potrebbe anche l'uovo, non so, dare fastidio, ma più che altro, l'ho tenuto proprio per ultimo, il burro. Il burro, per chi soffre di colesterolo, oppure è intollerante al lattosio, quindi latticini e derivati, come appunto mio figlio, e come si fa? Io solitamente esistono anche delle paste frolle con degli oli all'interno, però danno consistenze diverse. Io invece ho creato, proprio ideato, il burro vegano. Hai capito? Hai visto un biscotto lì? Il burro vegano. Burro vegano. Quindi non fa male. Assolutamente, perché l'ho creato con due oli particolari, che sono l'olio extravergine di oliva, quindi al top, e l'olio d'arachidi, che sono quelli che hanno la percentuale più alta di grassi insaturi, 77-56%. E ho aggiunto semplicemente dello sciroppo di zucchero, del sale per dare un po' di sapidità, e del burro di cacao, che è la parte grassa e vegetale del cioccolato. Capito, Lisa? Quindi tutto miscelato si ottiene un composto che è alla stessa consistenza del burro vaccino, ma non è burro vaccino. Certo. E quindi chi soffre di colesterolo può tranquillamente mangiarlo. Che meraviglia. Quindi chi è allergico ai latticini può tranquillamente mangiarlo. Quindi ecco, sono molto attento a questo genere di... Ecco, e in questo libro comunque c'è qualcosa di queste cose che ci hai appena detto? Certo, certo. Quindi ci sono le ricette. Ci sono le ricette anche per fare il burro vegano. Perfetto, quindi cari amici, fare a casa. In casa. Happiness, se volete essere ancora più happiness e mangiare con tanto benessere e cucinare con tanto benessere, cookies va assolutamente comprato. Al di là che è bellissimo, devo dirti, questo libro. Grazie. Perché è uno di quei libri che vanno in salotto, sfogliati ogni tanto, sai, quelli che devono sempre essere a portata di mano, almeno mi dà questa idea qua. È grande, bello. Poi è molto sensoriale, anche, non so se senti, anche la carta. È morbido, poi c'è la ruvidità della carta. Ma la carta dentro anche, quindi questa è un'esperienza assolutamente multisensoriale da fare. In tema con la pasticceria. Con la pasticceria, col cioccolato, e ma soprattutto perché è Natale, quindi ci sta perfettamente. Adesso io lo riappoggio un secondo, perché ti volevo chiedere, ma non è che per caso, dato che siamo vicino a Natale, hai preparato qualcosa che possiamo andare a curiosare, ci puoi raccontare in dettaglio? Io direi proprio di sì. Allora, amici, state lì, perché adesso noi ci avviciniamo alle cose buone. Torniamo subito. Allora, caro Omar, qui c'è di tutto di più e sono cose secondo me buonissime. Ma di che cosa sono fatte? Questa è una bella domanda. Allora, sicuramente, partiamo da qua. Ecco, sicuramente ti dico qualcosa di alimentare. Naturalmente. Allora, questo può essere ingannevole, ma è cioccolato. È cioccolato, queste renne bellissime, non si direbbe da vedere così, che è cioccolato. Queste sono di cioccolato, e le ho ideate io, le ho interpretate io in questo modo. Però cosa succede? Ultimamente, appunto per via di questa evoluzione continua di cui ti parlavo, mi sono fatto contaminare dal decoro del cake design. Ecco, che è una disciplina che adesso va tantissimo. Bravissima. Si può chiamare disciplina? No. Però guarda, ti dico,
si sposa molto bene l'arte del cake design con il cioccolato. In questo caso cosa ho fatto? Non ho fatto altro che utilizzare la pasta di zucchero, che solitamente utilizzo nell'ambito del cake design, e l'ho inserita appunto nel cioccolato. Infatti in questo caso, come puoi notare, gli occhietti sono fatti in pasta di zucchero, il naso in pasta di zucchero, o se no questi fiocchi di neve, ecco, anche questi difficili da fare, sono fatti in pasta di zucchero. Però ecco, l'effetto finale è veramente travolgente. Sì, assolutamente, a parte che, ripeto, non sembrano fatti di cioccolata perché sono perfetti, non che la cioccolata non sia, però sembrano proprio che dispiace mangiarli anche. Però vedi, io ricerco proprio questo, il fatto di creare emozioni, di stupire la gente, e ci riesci e questo mi dà proprio soddisfazione. E però poi successivamente ci deve essere anche il piacere del gusto. E certo. Quindi è lì che... E poi questi sono assolutamente in tema natalizio. Adesso ci spostiamo un po' verso il centro, perché c'è una torta bellissima con... Sì, canditi, poi dopo il Babbo Natale. Infatti, vediamo se la regia lo inquadra. Perfetto. Richiamano un po' il Natale, quindi c'è lo scarpone o la calza della Befana, o se no c'è la facciotta del Babbo Natale, e in questo caso l'omino in pan di zenzero che sorregge i pacchetti. È un classico. È molto carino. E questo è proprio cake design. Quindi, come ti dicevo, il cake design che ultimamente sta spopolando in Italia e non è altro che una ricopertura di dolci, come faccio io, all'italiana e non all'inglese o all'americana, ma manteniamo la tradizione, perché è molto importante, e del nostro gusto, non perdiamo di vista il nostro gusto, ricoperto con pasta di zucchero, decorato tutto in pasta di zucchero. Qui serve veramente una grande manualità. Si vede. Ma quanto tempo richiede, ad esempio, se si può dire, poi sì, non so se è una domanda a cui puoi rispondere, però quanto ci può volere a decorare una torta così? Allora, si parla di ore, però ti dico, io lavoro con un'azienda con la quale in pratica adesso sono diventato il loro testimonial per il cake design, e con la quale ho creato una linea di attrezzi per velocizzare il decoro del cake design, e quindi appunto lavorando con questi attrezzi si riesce a diminuire le tempistiche, quindi nel giro di anche un paio d'ore lasciato in pace si riesce a fare una cosa del così genere. Fantastico. Allora adesso ci spostiamo un altro po', perché io ho visto due cose bellissime, sì, e so che qui c'è un segreto, ma ce lo racconti tu. Io ho visto queste cose meravigliose, ecco lì dentro che cosa sono? Spiegaci. Allora, questo appunto per richiamare l'inverno e quindi il Natale, è uno dei soggetti che amo di più, è proprio il pinguino. E allora ho detto, perché no, vista la forma, perché non tentare di ricoprire un panettone? Ah! E quindi all'interno di questo pinguino c'è proprio un vero panettone tradizionale fatto da me, che può essere al cioccolato oppure con i canditi, eccetera. Però utilizzando la tecnica del cake design, quindi con il rivestimento in pasta di zucchero e tanta lavorazione in modo da ricreare questo simpatico soggetto. È una bellissima idea. Primo, hai creato dei visi che sono simpaticissimi, sono buffi, ma l'idea di inserire all'interno di un pinguino un panettone è bellissima, e poi ricoprirlo tutto di cioccolata, stupendo. Certo. È anche una bellissima idea regalo effettivamente. Infatti, per il Natale. Per il Natale, oltretutto questo può essere anche un centrotavola molto carino. Giusto. Per il Natale, per poi andarlo a consumare proprio a fine pasto. Bene, che belle cose, che buone cose, io ho già fame, però queste cose sono così belle che quasi viene paura a toccarle. Allora, noi torniamo tra pochissimo sempre con Omar qui nella sua bellissima pasticceria. Bene, siamo ancora qui. Prego. Qualcuno ci deve allungare.
Noi siamo, allora, cari amici di Happiness on Tour, questa sera siamo molto bravi, però come sempre a Happiness succede un po' di tutto. In questo caso, dato che siamo nella pasticceria di Omar, ci hanno portato anche il caffè. Certo. Quindi dopo che abbiamo visto tutte queste prelibatezze di cioccolata, noi ci facciamo il caffè perché siamo come essere a casa, no? In un certo senso. Che bel panettone. Guarda, io faccio anche così. Allora, adesso Mario, ho due domande che faccio sempre agli ospiti di Happiness. Ne ho una, ecco, no, non si può, vogliono venire a bere il caffè. Secondo me vuole il caffè. Chi è? Sono venuto apposta per parlare con Omar. Va bene, allora abbiamo sono le porte che sono chiuse. Abbiamo un altro ospite, vabbè, prego, venga pure. Cosa possiamo facciamolo fare? Entrare? Sì. Prego. Ciao Omar, piacere. Oh, piacere. Ma chi è questo? Babbo Natale? No, ma che? Questo è il mio look solito. È il look solito? Sì, perché uno deve essere molto appariscente quando fa un mestiere come faccio io. Ecco, che mestiere questo fa? Questo non è mio, purtroppo. Che mestiere sta facendo? Io sono un cioccolatarro. Cioè, che poi mette insieme... Abbiamo il pubblico che sta ridendo. Per dire, mette insieme però il cioccolataro, che è quello che le spara più grosse di tutti, col tarro, che è quello che ha un certo look. Certo. Io metto insieme queste due figure, non è facile. Infatti sono venuto qui apposta perché sapevo che eravamo qui in questa pasticceria famosissima, che riprende il mio nome, anche se in ambiti diversi. Sì, il suo nome è Cioccolatarro. Sì, Cioccolatarro. Ecco. Io sono il più grande dei cioccolatari, sono direi il migliore del mondo, anzi dell'universo. Però sì, senta, sì, ma sì. Nello specifico l'attività in che cosa si sviluppa, in che cosa consiste? Beh, il cioccolatarro è praticamente proprio così, cioè spararne di veramente grosse e basta. Sì, sì, è questa qui, cioè quindi richiamare l'interesse su qualcosa di impossibile. Per esempio, io sono un amante, direi sono il più grande esperto di profumi dell'universo e infatti collaboro con la NASA. Infatti ho tenuto un corso di cioccolataro, proprio il cioccolataro professionista, sulla stazione internazionale, quella stazione spaziale internazionale, quella che fluttua sullo spazio. Bene. Capito? E ho raccolto tre universi addirittura, quindi c'era persone da tre universi differenti ai miei corsi. Come cioccolatarro secondo me funziona meglio, cosa dici? Le ha sparate così grosse che è finito in orbita. Mi piace molto. Giusto. Io sono anche un inventore, sono un grande artista. Ecco. Quindi ho realizzato una cosa molto bella, una crema rivoluzionaria, autoabbronzante, cioè ti abbronzi all'istante. Ce l'ho qui, se posso fare pubblicità. Sì, prego. Guardate. Prego. È questa. Questa è una crema autoabbronzante incredibile. Appena te la spalmi in faccia sei scuro. Cioè qua bisognerebbe... Sì, questo è un promo proprio, Vabbè. Sì, vabbè, ognuno ha le sue. Però si parla di cioccolata, quindi insomma ci sta. Sì. Poi hai un viso molto colorato tipo cioccolata, intendevo. Assolutamente. Però posso dire, richiama molto anche l'idea di una cioccolata che ho fatto anch'io. Cremosa così, quindi non lo so se per caso... può essere una tua idea oppure... Vabbè, sono sicuramente le mie idee tutte queste, cioè, ma è un assolutamente lui, è roba mia, cioè, poi non so Omar se tu magari hai avuto la stessa idea, sai, capita nel mondo che ognuno abbia che ci siano diverse idee, anche uguali idee in posti diversi. Mi piacerebbe però, ecco, vedere se comunque a livello sensoriale è buona come la mia. Non credo, però non mi interessa. Allora, secondo me è più buona la sua, forse la sua abbronza anche di più. Basta che abbronzi. Bisogna fare un po' di ricerca. Non credo proprio che a livello sessuale sia mio. Penso che la tua sia sicuramente migliore, ma taglia questo pezzo. Ma non solo, io sono anche un grande scrittore. Ah sì? Sì. Ah no? C'è concorrenza proprio spudorata. Ho scritto quattro libri. Intanto bevo il caffè, intanto che quattro libri molto belli che posso elencare, che sono best seller tra l'altro, di incasso. Cioè, i miei libri hanno incassato di più di tipo della Bibbia o di altri. Cioè, proprio hanno incassato una cosa incredibile, cioè tutti li hanno, evidente, e posso elencarli, non me la ricordo. Ecco, evidente. Che si chiamano Profumi del forno, ma sottolineo del, L'articolo deve essere questo perché poi si incappa in problemi. Il
problemi. Sì. Poi dopo si chiama A scuola di cioccolatarro, è un altro libro molto bello fatto da me. Magari il manuale. Il manuale del cioccolatarro! Lo riconosci perché sono famosi! Perché io ne possiedo uno! Io ne possiedo! Addirittura! Hai capito! Come ovviamente risuonano un po'. I diritti familiari. Sono miei, evidentemente i contenuti sono assolutamente miei, quindi originalmente miei, si è capito. Certo. E quindi così. E l'ultimo libro invece. L'ultimo libro l'avete fatto vedere prima. Già, stanno facendo vedere una cosa. Se la vuole puoi prenderlo. Ecco, guarda, c'è anche. Poi c'è anche qui una slide, vedi? Cioè, questo non è mio, eh? No, questo è suo. Ah, questo, questo è incredibile, sembra anche fatto meglio del mio, ma compratelo dopo che avete comprato il mio. Questo è il manuale del cioccolataio. Ah, proprio di quindi è una cosa di professionale tu. Io no, ma non mi interessa. Però il suo vende di più sicuramente, cioccolatarro. Non so neanche questo, però sicuramente di sì, perché devo spararle molto grosse. Sì. Quindi avevo pensato, ero venuto qua apposta per stabilire una collaborazione. Pensaci, perché potremmo fare così, cioè io e te, tu potresti creare cose rivoluzionarie e io potrei prendermi i meriti. Pensaci. Mi sembra una collaborazione fantastica. Come già fai del resto, eh? Quindi piuttosto che prendere tutti i meriti te, per favore, cioè fa che inventi le cose e i meriti me li prendo io. Io ti vedo molto bene come figura promozionale, ecco. Sicuramente tu le sai sparare veramente grosse. Grazie, guarda, questo per me è un complimento, il più grande dei complimenti. Quindi io sono a posto, quindi pensaci, sono venuto a darti questo messaggio. Io sicuramente non ci penserò, cioè sicuramente sì, collaboreremo. Sì. Grande! Vedi Happiness, che cosa succede? Stanotte prova la sua crema, così ti metti avanti. Scambio di creme. Hai ragione, avrò la tua crema assolutamente. Quindi questa suggellare il patto. Quindi questa la butto via, anche se è meno abbronzante la butto, è lo stesso, perché è importante il gusto comunque. Va bene? Va bene. Allora siamo d'accordo, eh? Dopo ci vediamo fuori a firmare qualcosina. Chi dice che tutti i cassi sono miei? E poi siamo a posto così. Ciao a tutti ragazzi, ciao. Arrivederci. Ciao, grazie. Ma si porti via anche la crema qui, grazie. Perfetto. Recuperiamo le postazioni. E succede così, Omar, che ti posso dire? Purtroppo questo è il bello e il brutto del nostro format, del nostro programma. Allora, la domanda che faccio a tutti gli ospiti che sono passati in un anno in 56 puntate di Happiness, giusto? Ho detto bene, 56 puntate, prima web radio, poi web TV, è questa. Qual è il ricordo, concentrati perché è difficile, qual è il ricordo più happy che ti viene in mente legato alla tua carriera, alla tua attività? Deve essere una cosa veloce, la cosa più... Certo, sicuramente te ne ho parlato prima di questa cosa, legato alla mia carriera è il momento in cui nel 2002 ho vinto il campionato italiano di cioccolateria. Ecco. E essendo diventato campione italiano è stato un bellissimo riconoscimento per tutto il percorso che avevo fatto negli anni addietro, e più che altro è coinciso, è incredibile questo, sembra fatto apposta, nello stesso giorno del mio 10° anniversario di matrimonio. Oh, fantastico, tra l'altro sappiamo che hai una moglie fantastica che ti supporta, ti segue, ti dà veramente tanto. Grande. Noi l'abbiamo supporto, conosciuta infatti... oggi e le faccio un applauso. Davvero. E infatti senza il suo supporto sicuramente non avrei raggiunto, ecco, questi traguardi. Il questi... team è sempre il team. Il team, certo, vince sempre, e noi di Happiness lo diciamo anche perché abbiamo creato un nuovo progetto che si chiama proprio Reboot Team, quindi noi lavoriamo e collaboriamo con le persone, e quindi è importantissima questa cosa. Allora, ricordiamo anche il tuo sito, perché ti possono trovare ovviamente online, no? Per seguire un po' le cose che fai, che è omarbusi.it, su Facebook, so che hai anche la su pagina. Su Facebook, sì, il profilo Omar Busi. Perfetto, e quindi insomma, se qualcuno vuole sapere qualcosa di te, può comprare i tuoi libri, ovviamente, e seguirti online. E sono anche su Instagram, perché ecco, anche Instagram con Omar Busi. Dopo ti cerco e ti taggo subito. E l'ultimo è Pinterest, anche quello. Ah, ecco, infatti. Per cui con Pinterest tantissime foto, ho creato dei bellissimi album e è possibile quindi scaricarle, e più che altro
prendere spunto, ecco, diverse tipologie di spunti. Che bello, mettere la tua esperienza comunque a disposizione anche degli altri. È bravissima, questa è una cosa, io ho legato proprio il mio percorso alla questa parola, condivisione. Condividere tutto la mia esperienza, il mio sapere, perché comunque la società non cresce, specialmente non so, in questo caso il nostro settore, però la società in generale non cresce se non c'è una condivisione delle proprie esperienze, delle proprie conoscenze. Verissimo, quindi ancora complimenti, veramente vivissimi. Grazie per averci ospitato oggi in questa tua bellissima pasticceria. Noi continuiamo con due rubriche e grazie per questa bellissima intervista, veramente. Grazie a voi. Omar Busi. Happiness on Tour, torniamo tra pochissimo perché abbiamo le due rubriche Super Happiness prima di salutarci. Bene, siamo sempre qui a Happiness on Tour, sempre all'interno della pasticceria Omar, Pieve di Cento, quindi in provincia di Bologna, Emilia Romagna, e dato che abbiamo parlato di cioccolata, di gusto, di cose buone, adesso parliamo di altre cose buone, lo facciamo insieme alla nostra carissima amica, che voi conoscete bene, e quindi ci vediamo la clip. E siamo qui con la nostra carissima Assunta. Ciao Assunta Corbo! Ciao! Ciao Assunta! Ciao a tutti, come state? Noi stiamo bene, ovviamente bene. Questa è la rubrica thatgoodnewsblog.com. Hai visto come l'ho detta in fretta? Bravissima, ormai basta, non ti ferma più nessuno. L'ho imparata, sai, dopo tante puntate sono riuscita ad impararla. Allora, adesso come sempre a casa rideranno perché io sono con in mano il telefono, ma posso anche appoggiarlo, non so perché mi viene sempre da tenerlo in mano, però mi sembra una cosa più semplice. Allora Assunta, cosa ci dici, come stai? Io sto bene, sono in piena fase promozionale del mio famoso libro sui mercatini, però insomma sto bene, sono contenta, tante cose belle, quindi va tutto bene. Allora, il tuo libro lo ricordiamo comunque, il titolo ce lo ricordi tu? Sì, è 1001 mercatini in Italia da visitare almeno una volta nella vita. Ecco, e lo ripeto, mercatini di ogni genere. Io lo dico che per il Natale è un libro fantastico perché ovviamente i mercatini di Natale ce ne sono tantissimi e quindi bisogna andarli a vedere e poi raccontarli sulla tua pagina Facebook, giusto? Esatto, è vero, che ormai è diventata bella attiva, la gente comincia anche a partecipare con immagini, racconti dai mercatini che visita, quindi è diventata sempre più carina. Dai, che meraviglia, allora potremmo organizzare una puntata di Happiness dove qualcuno ci viene a raccontare insieme a te la sua esperienza. Dai, sai come facciamo sempre gli accordi? Sono sempre pronta. E noi qui siamo famosi perché facciamo sempre gli accordi in diretta, noi creiamo collaborazioni mentre facciamo i programmi. Allora Assunta, tu ci porti le good news e sono sicura che hai una notizia per oggi. Sì, esatto, una notizia che ho per oggi, che vi do in anteprima, nel senso che io la pubblicherò in realtà domattina sul blog, quindi la racconto prima a voi, ed è una carinissima indagine che è stata condotta da dei ricercatori di una università della Corea del Sud. Il focus dell'indagine è: andare a sciare rende felici. Vi piace sciare? Guarda, io ho paura di rompermi una gamba, però io scio. La Lisa scia. No, però insomma, sciare solitamente non è una cosa che comunque anche soltanto andare sulla neve a me personalmente rende felice. Secondo queste indagini, che poi è stata anche pubblicata su delle riviste scientifiche, sostanzialmente proprio andare a sciare proprio è questo tipo di sport, al di là dell'attività fisica che come sappiamo bene fa sempre bene, questo in particolare, il fatto di stare sulla neve, probabilmente di scendere a delle velocità anche importanti, che quindi con un carico di adrenalina incredibile, rende tutto, dà molta soddisfazione, regala il sorriso e fa stare bene, fa proprio sentire bene, tant'è che gli sciatori normalmente sono disposti a tutto, no? Anche delle levatacce al mattino, ecco, quindi evidentemente è uno sport che proprio conquista in tutti i sensi. Questa indagine lo mette proprio in risalto, hanno fatto l'indagine intervistando persone dei vari sky resort che ci sono in giro per il mondo, quindi insomma è una ricerca carina, interessante, che domani troverete
Fantastico, tra l'altro credo sia proprio vera, perché tante persone che conosco si svegliano all'alba, a volte non vanno neanche a letto, ma sono felicissime perché il giorno dopo vanno a sciare e lo fanno con piacere. Anch'io ho tanti amici che lo fanno e quindi evidentemente deve essere così, ecco. Eh certo. Allora, bene, guarda, assolutamente ringraziamo come sempre per la tua bellissima rubrica che è entrata dentro a Happiness, che è That Good News. Sappiamo che hai un seguito enorme anche su Facebook, continui ad avere sempre più pubblico. Io ti ringrazio personalmente perché le tue notizie mi rincuorano tutti i giorni e mi fanno venire il sorriso. Rincuorano anche me, quindi va bene. Bene, allora un grande abbraccio e vuoi fare gli auguri di Buon Natale, dato che questa è la puntata prima del Natale? Sì, certo, io ti auguro veramente un Natale di felicità pura, di pura vita, di cose belle, di tutto quello che vi porta il sorriso, qualunque cosa sia e qualunque sensazione sia. Ecco, il Natale che sia così e soprattutto poi preparatevi al 2014 che per forza sarà coronato dalle buone notizie. Guarda, ce lo auguriamo, incrociamo le dita, un grande abbraccio e ci aggiorniamo presto. Voi, ciao, 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 Assunta Corbo per The Good News. Ciao. E come sempre a Happiness on Tour, come su Happiness on Air, abbiamo il momento dove diventiamo un po' più profondi. Profondi perché parliamo di cose belle che possono aiutarci a migliorare la nostra vita. E quindi ci vediamo la sigla della rubrica che facciamo adesso. Siamo qui e con Lisa. Qui. Mi piace il termine profondo. Molto. Profondo ti piace? Perché di solito dicevo serio, ma serio non ti piaceva. Usato anche concentrato. È vero, è vero. Bello però il termine profondo, bello molto. Bene, allora questa è la rubrica passo dopo passo, come sempre, è ovviamente condotta da te, Lisa Gozzi, personal coach. Sì. Possono scoprire un po' meglio a casa, lo diciamo sempre, che cos'è il coaching e che cos'è questa rubrica sul sito happinessonair.it, nella pagina dedicata alla rubrica passo dopo passo, oppure sul tuo bellissimo sito che è www.oltreorigine-coaching.com o.it. Perfetto, oppure come Lisa Gozzi, sì, ti trovano anche su Facebook e la potete googlare perché sì, come sì, personal coach è la numero uno. Grazie, grazie. Allora, Lisa, questa sera abbiamo preso spunto da Omar, sì, dato che siamo in casa sua in questo momento. Sì. E la frase della settimana è: la felicità per me è l'evoluzione del piacere. Ci siamo ispirati a Omar, che è partito dal piacere che provava da piccolo nel sentire l'odore del pane nel forno di famiglia. Io per esempio ho impresso al risveglio del sonnellino pomeridiano, quindi ero proprio piccola piccola perché poi non lo facevo più dopo un po', il profumo della torta di cioccolato di mia nonna. Ah, quindi ce l'ho proprio impresso. Queste nonne, leggendo la bio di Omar, mi ha fatto venire in mente come un flash il profumo della torta di mia nonna. E ispirandosi alla famiglia con la libertà e il piacere di esprimersi, Omar diviene artista della pasticceria e della cioccolateria. L'evoluzione del desiderio del piacere ha fatto da sempre sentire all'essere umano il continuo bisogno di scoprire cose nuove, di inventare, di svilupparsi. Il desiderio interno del piacere e la paura del dolore ci spingono in avanti nella vita e ci fanno fare delle scelte. L'evoluzione dei desideri interni è continua nella vita. I nostri desideri cambiano con noi attraverso le esperienze che facciamo e determinano il nostro presente e il nostro futuro, quindi vanno ascoltati. Se Omar non avesse ascoltato i suoi desideri, non ci sarebbe stata tutta l'evoluzione che ha avuto la storia di 200 anni di questa, prima dal forno, poi alla pasticceria, e poi a questa nuova evoluzione della pasticceria con prodotti veramente nuovi, alternativi, che raramente si trovano in giro.
Quindi i desideri vanno ascoltati per essere felici e dopo averli ascoltati bisogna agire, quindi compiere azioni per metterli in pratica e realizzarli, proprio come abbiamo visto questa sera. Tu che desideri hai ascoltato che ti hanno fatto fare delle scelte? È una domanda a cui devo rispondere o è una domanda di quelle che mi fai così? Se vuoi puoi rispondere, c'è un desiderio che ricordi che hai ascoltato in particolare che ti ha portato a fare delle scelte? Sì. Sì. Era quello di fare questo lavoro. Che meraviglia. Sì, 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 sì. E l'ho seguito. L'hai seguito e l'hai realizzato. L'ho ascoltato, l'ho visualizzato, l'ho seguito e ho agito. E hai agito e l'hai realizzato, sì, lo vediamo realizzato. E questa sera ho scelto, come sempre, prendiamo delle clip, dei film che ci fanno riflettere. E io non potevo scegliere che il film Cioccolà. Certo. Non potevo scegliere un altro film. Quindi ci vediamo una clip dal film Cioccolà. Bene, a me è piaciuto molto. Anche a me. Molto di buon sapore e profumato. E profondo. E profondo, sì. Allora ci vediamo la clip e poi la commentiamo insieme. Pantufle vuole sentire la storia del nonno e della nonna. Non dire stasera no. Tu dici sempre stasera no. Va bene. Allora tuo nonno Georges Rocher era il giovane farmacista del paese di Olu-les-Bains. Era la storia preferita di Anouk, raccontata sempre con le stesse parole. George era onesto, facoltoso, stimato dai suoi clienti. Ma George non era contento. Per lui la vita non poteva essere solo preparare olio di fegato. Nella primavera del 1927, la Société Pharmaceutique formò una spedizione per il Centro America per studiare le proprietà mediche di alcuni composti naturali. George fu il volontario più entusiasta della spedizione. Ma la sua avventura ebbe una svolta inaspettata. Una sera fu invitato a bere cacao grezzo con un pizzico di peperoncino. La stessa bevanda che gli antichi Maya usavano nelle cerimonie sacre. I Maya credevano che il cacao avesse il potere di liberare desideri nascosti e di svelare il destino. E fu così che Georges vide Cizza per la prima volta. La citazione: la vita non poteva essere solo preparare olio di fegato. I Maya credevano che il cacao avesse il potere di liberare desideri nascosti e di svelare il destino. Omar ha portato innovazione al mestiere di famiglia, integrandolo con i suoi desideri, le sue passioni, con ciò che gli dà piacere tuttora nella vita. Gli dava piacere e glielo dà tuttora. E viste le prelibatezze che mangeremo della pasticceria e anche di casa, sia in cucina, di pasticceria, di cioccolato nel prossimo periodo che è di festa, sì, possiamo sorridere pensando a ciò che abbiamo sentito dei Maya e possiamo approfittarne. Chissà che non sia vero che il cacao abbia potere di liberare desideri nascosti. Quindi, quando ti capita di, in questo periodo di festa, di mangiare un pezzettino di cioccolato, chiedi a te stesso quali sono i desideri nascosti che hai e rispondi, perché è fondamentale rispondere. Sai quante persone sarebbero felici se esatto, la cioccolata fa questo? Esatto. Beh, approfittiamone, non si sa mai. Certo. In qualche modo sarà utile, se noi lo rendiamo utile, e il passato possiamo integrarlo con il presente e portarlo nel nostro futuro, proprio come ha fatto Omar, chiedendoci quali sono i nostri desideri oggi, integrandoli con la nostra storia. Che meraviglia! Lisa, beh, grazie. Come sempre, ma come ci possiamo allenare quindi? Così? Abbiamo un esercizio, è certo, perché sì, tu ci insegni che per ottenere quello che vogliamo abbiamo anche un esercizio. Dobbiamo agire, sì, e per agire bisogna allenarsi, esatto. Quindi
cari happiner che ci state seguendo da casa, tutti pronti perché è il momento di fare allenamento. Questa sera ci ispiriamo per l'esercizio a una frase del Dalai Lama che dice: avvicina l'amore e la cucina con sconsiderato abbandono, che non significa abbuffarsi di qualsiasi cosa, ma godere appieno con tutti i sensi del cibo che abbiamo la fortuna di poter mangiare. Quindi, visto il prossimo periodo di feste, mentre mangiamo, mentre mangiate, fermatevi un attimo. Guardatevi intorno che cosa c'è di bello, notatelo e godetevelo. Ascoltate le risate, i dialoghi delle persone che sono intorno a voi e godetene. E deliziate i vostri sensi con le prelibatezze che mangerete. E godetene in quel momento di tutto ciò che vi circonda e che rende speciale quei momenti di festa che ci saranno nel prossimo periodo. Un bel esercizio. Questo è bello, questo non è un questo esercizio faticoso. È un esercizio per prendere consapevolezza del momento bello che stai vivendo attraverso bello. Tutti i sensi e deliziare anche il nostro palato. Anche perché serve per crearti quella sensazione, quel ricordo che poi avrai magari in futuro, come parlavamo prima. Si vede prima. Che sei allenatissima. No, ma abbiamo parlato anche prima. Sì, quel ricordo di quando senti magari quel sapore, esatto. Quell'odore. Sì, quei ricordi che ci costruiscono. La nostra vita, la nostra storia. Che meraviglia, veramente, guarda, Lisa ci dice sempre delle cose profonde, interessanti e soprattutto questa volta non ci hai fatto fare della fatica. questo è importante. Allora, come sempre, grazie. Ricordiamo che Lisa Gozzi è personal coach proprio sì. Come professionista, oltre che compagna di questa avventura divertente, impegnativa sì, anche, che happiness. Grazie. E ricordiamo quindi il tuo sito che è www.oltreorigine-coaching.it.com dove possono trovare anche grazie tutti i dettagli e contattarti ovviamente. Grazie, sì. Allora a questo punto, per chiudere la rubrica passo dopo passo, salutiamo e ringraziamo una persona che ha scelto di diciamo associare la sua, affiancare la sua attività a quella di questa rubrica, quindi del passo dopo passo e alla filosofia che comunque tu ci racconti e ci suggerisci tutte le volte, insomma. Quindi ringraziamo Riccardo Montanari, che è un personal financial advisor che si preoccupa proprio di consentire alle persone di raggiungere la felicità economica, perché anche quella è importante. Riccardo, la felicità finanziaria. Lo conosciamo da, esatto. Io lo conosco da quasi 10 anni, quindi è un grande professionista e sappiamo il cuore che mette nel suo lavoro, la professionalità e la serietà con cui lo fa, e siamo felici che abbia scelto di affiancarci in questa avventura rendendosi disponibile come professionista e come consulente, appunto, esatto. Sì, perché sono due diciamo due concetti che comunque vanno a braccetto. Ricordiamo quindi la sua email, che è riccardomontanari.financial@gmail.com. Grazie Lisa, siamo arrivati in chiusura anche questa sera di questo Happiness on Tour. Abbiamo trasmesso la puntata dalla pasticceria Omar, Pieve di Cento, in provincia di Bologna. Abbiamo intervistato una persona brillante, bravissima, che è appunto Omar Busi, padrone di casa, che ringraziamo tanto per questa serata insieme a noi. Questo è Happiness on Tour, salutiamo Aldo in regia, che se dici anche ciao si sente. Ciao. Un grazie a Lucio per le foto, un grazie infinito anche a Franco che come sempre ci allieta con i suoi meravigliosi personaggi. La puntata andrà in onda su YouTube sul canale Reboot Web TV e prossimamente sarà anche in streaming sul nostro nuovo canale Web TV, vi daremo tutte le indicazioni, state lì, ci vediamo alla prossima puntata da Happiness on Tour, questa sera è tutto. Ciao, ciao a tutti, buonanotte e buon Natale. Anche oggi è andata. Pancia piena, panettone ed è Natale. Questo è il sottile che mi piace. Saliamo sulla spalla.